che ha veramente tanti, è venuto qui da noi per ricordare insieme a noi Amelio, sì, Amelio, Ludovico. Ludovico, e per quindi prendere il premio che gli abbiamo assegnato giustamente per la sua opera. Troppo buono. Diciamo che i premi sono dei regali e quindi sono sempre ben accetti, ma un premio intitolato a Ludovico Alessandrini per me è un premio speciale, particolare, perché l'ho conosciuto, siamo stati amici per tanto tempo, abbiamo lavorato insieme e quindi un po' di emozione ce l'ho perché mi ricordo di lui e quindi penso che se lui fosse qua, non lo so, sarebbe felice anche lui forse che un premio così finisca nelle mie mani. Noi abbiamo cercato di fare una rassegna, una retrospettiva la più ampia possibile, proprio per presentare al meglio un autore che secondo noi è uno dei, secondo me è uno dei migliori in Italia, anche Troppo all'estero non buono, sì. è. No, no, per carità. Abbiamo visto che non è facile trovare queste pellicole, anche film. Anche alcuni non sono nemmeno reperibili, no? Non so se c'è qualche iniziativa, no, di ripristinare queste pellicole oppure restaurarle e rimetterle sul mercato. Ma credo che un paio di film che io ho fatto per la televisione saranno restaurati forse entro quest'anno addirittura, perché c'è un film che non si trova, si chiama Il piccolo Archimede, che pure è stato un enorme successo televisivo negli anni, fine anni 70. E sai perché si trova poco di mio? Perché io fino agli anni 80 ho lavorato solo con la televisione e quindi le cose televisive sono, all'epoca venivano considerate roba da buttare in qualche modo, no? Però c'è questa cosa che si farà e probabilmente l'anno prossimo uscirà un bel cofanetto nel quale troveremo un po' di roba inedita, insomma, oppure non vista da tanto tempo. Un'ultima cosa, perché poi ci aspettano. Per quanto riguarda questo ultimo film, che è stato molto Sì. apprezzato nella proiezione che abbiamo fatto qua, e come sta andando? Mi sembra bene, perlomeno per quello che so io. Si può dire di più? Sta andando bene anche all'estero. Io sono andato a Toronto e a Toronto è stata un'emozione enorme perché insomma, era un pubblico geograficamente lontano, magari con una conoscenza anche dell'Italia limitata che ti fa domande. Poi la proiezione, posso dirvelo, era all'11 di sera e quindi il dibattito è arrivato fino alle 2 qualcosa di notte, quindi insomma una roba abbastanza particolare. Poi è stato al Festival di Londra adesso, però io ho ceduto il posto ad Antonio Albanese perché mi sembrava doveroso, perché Antonio mi sembra straordinario È nel stata una sorpresa Danese, anche se aveva fatto qualche personaggio non schematico come nei suoi sketch, però è veramente stato un folletto, è stato un Chaplin, è stato qualsiasi cosa voleva essere. tra Charlot, Peter Sellers, Monsieur Hulot. Poi posso dirti una cosa a Sì, te personalmente, che tu grazie. hai curato questo fascicolo sul mio lavoro in modo incredibile, vorrei dire con una precisione, anche cura filologica che è raro trovare oggi. E poi è molto ben impaginato, pieno di informazioni, tutte Giusto, esatte. Tutte attento esatte, proprio. voglio dire, una delle cose più complete che siano uscite sul mio lavoro, questo mi fa piacere personalmente, volevo Fa piacere dirtelo. anche a noi per il lavoro che abbiamo fatto. Poi, ecco un'altra cosa, ieri è partito Marconi, Sì. mi è dispiaciuto di non averlo incrociato perché io dovevo arrivare ieri in realtà e poi mi ero scordato che avevo anche un altro impegno da un'altra parte, quindi sono incrociate due cose. Mi fa molto piacere di vedere Recanati poi sullo schermo in un film che era doveroso fare, un film su Giacomo Leopardi, no? Quindi aspetto Può darsi che di alla prima vedere. magari Ci qua incontreremo ci sicuramente, incontreremo. anche l'ha prodotto lo stesso produttore dell'Intrepido, per cui insomma siamo in famiglia Predisposti, sì. praticamente. Sì. Ok, grazie. Grazie, grazie a voi, Grazie. grazie, grazie. Vogliamo presentare le sorelle di... Scusi un attimo.